Documento di programmazione economico-finanziaria. Per Mappano Comune. Atti di indirizzo discussi in aula. Il futuro della cavallerizza. 7 giorni in consiglio. In apertura della seduta del 3 febbraio, il Consiglio regionale ha commemorato Stefano Monteggia, consigliere regionale nell'ottava legislatura, prematuramente scomparso, e ha approvato 2 documenti per l'istituzione del Comune di Mappano. Nella pausa dei lavori è stata ricevuta una delegazione dell'associazione Custodiamo la Valsessera, contraria al progetto di ampliamento della diga delle Mischie. Nella seduta pomeridiana è stato approvato il documento di programmazione economico-finanziaria e sono stati illustrati e votati diversi atti di indirizzo. In primo piano. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il documento di programmazione economico-finanziaria 2015-2017. Il provvedimento costituisce il quadro di riferimento finanziario per la predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, per definire e attuare le politiche regionali e per misurare la capacità di raggiungere gli obiettivi. Ampio il dibattito che ha preceduto la votazione con interventi di tutti i gruppi consiliari. L'Assemblea ha approvato 2 documenti di indirizzo che impegnano la Giunta regionale a sostenere l'iter per il nuovo comune di Mappano nel Torinese. L'istituzione del nuovo ente, previsto da una legge regionale, dopo un lungo percorso che ha visto anche ricorsi amministrativi e un referendum consultivo, è oggi sospeso per effetto del ricorso al TAR del comune di Settimo. Nella seduta del 3 febbraio il Consiglio regionale ha discusso e votato diversi atti di indirizzo. In particolare sono stati approvati la mozione per la prevenzione e il contrasto delle forme di dipendenza da gioco d'azzardo, 2 documenti per il sostegno della competitività delle imprese piemontesi e delle start-up innovative, un ordine del giorno a favore dell'assunzione di nuovi agenti di polizia e la mozione sulla formazione e l'esercizio dell'agopuntura. Le commissioni cultura e istruzione del Consiglio regionale della città di Torino si sono riunite a Palazzo Civico in seduta congiunta per discutere sulle prospettive per l'utilizzo della cavallerizza reale. Nel corso della riunione si è assunto l'impegno per un protocollo di intesa tra tutti i soggetti interessati per la realizzazione in quell'area di un polo culturale e turistico.